dopo aver detto questo, un'altra cosa mi sorge spontanea, cioè questa mattina mi sono svegliato, ho sfogliato il Corriere, poi ho sfogliato il resto del Carlino, non una parola su questa giornata. Poi abbiamo visto il TG3 delle Marche, non una parola su questa giornata, anche se c'erano tutti i nostri politici della regione in bella mostra a parlare di trivellazione. Beh, questo per me è un fatto molto grave, che si può chiamare anche censura, ma penso che in questa giornata possiamo andare anche oltre, perché questo corteo è più importante anche di quello, perché penso che questo corteo lo abbiamo vinto in tutti questi giorni che ci separano dal giugno scorso, in tutti questi mesi di assemblee, di attività, iniziative create dal basso e per il basso. Però ora è anche il momento di andare in alto, dove si prendono le decisioni vere. In questo corteo, che si è composto con una serie di comitati nati quest'estate dalle assemblee territoriali create tra Senigallia, Fano, Pesaro, Civitanova, Ancona, Falconara, Iesi e Fabriano, nel Piceno, in tutte le Marche, nelle Marche diffuse, e insieme ai fratelli abruzzesi e anche i romagnoli di SOS Adriatico che sono qui con noi. Insomma, questo movimento nuovo, composito, chiede anche delle risposte a chi deve darle. Insomma, questa agenda che abbiamo composto come piattaforma della manifestazione, che abbiamo composto a più voci, a più mani, con tutte le rivendicazioni emerse dal territorio, l'abbiamo in questi 20 giorni, perché questo corteo è stato costruito in soli 20 giorni, dal 6 novembre a oggi. E questa piattaforma l'abbiamo fatta girare, l'abbiamo spedita a destra e a manca. Sono state tante le adesioni a questa giornata, ci fanno tutte piacere, anche se la differenza vera oggi la fanno le persone normali come noi. Ma le adesioni sono state tante e tutte importanti. Sono state anche delle adesioni di rappresentanze istituzionali.